Ciao a tutti ragazzi, qui è il Magnifico 98 e benvenuti in questo nuovo episodio della Minecraft The Fab per la mia serie in single player. Quest'oggi sono qui in questo nuovo tool del mondo, appunto perché dall'ultimo episodio che avevo fatto della The Fab per della single... cioè da poco ho fatto un bel po' di iscritti e quindi per gli iscritti più vecchi che magari... Sì, erano andati a vedere i video vecchi rispetto a quelli nuovi e magari avevano ancora visto che le qualità audio del mio microfono erano peggiori. Anche ho visto i miei iscritti che commentavano dicendo migliora la qualità audio e cosa era vecchi, proprio ai primi episodi della survival. E appunto le costruzioni non erano ancora molto belle come quelle che ci sono adesso. E appunto faccio questo tour del mondo. Allora, innanzitutto mettiamoci la nostra armatura e cominciamo con questo tour del mondo. Allora, questa qui è la mia casetta che ho fatto nei primi episodi. Qui c'è una chest messa a caso. Ok. Qui c'è la chest dei minerali, vedete sono ricco. Qui delle cose della natura. Qui abbiamo il legno e qui i drop dei mob. Qui abbiamo pietrisco e qui abbiamo terra, sabbia e gravel. Buttiamoci. Qui abbiamo tipo un coso per distruggere tutto. E andiamo di qui. Ok, qui in questo punto abbiamo una farm di patate e carote. Che ora vi faccio subito vedere il funzionamento. Qui invece abbiamo una farm di grano che attiviamo anche questa. Aspettiamo qualche secondo, tempo che l'acqua faccia andare tutti i drop nell'hopper. Ok, perfetto. Ovviamente qualcuno uscirà di fuori. Appunto. Li ripiantiamo. Ok, mi servono più carote, più patate. Ok. Abbiamo queste mini farm che uso proprio. L'uso di queste farm è zero. È puramente estetico, però sono carine lo stesso, quindi ve le faccio vedere ogni volta. Adesso andiamo a piantare il grano. Devo dire che è entrato di più questa volta. Minchia, mi sa che tipo, non so perché sto tipo frizzando. Comunque alla fine del video devo farvi vedere una cosa molto importante. Ok, a posto. Quindi di qui è tutto. Poi andiamo qui, che è la nostra zona. Un'altra parte insieme a quella parte della zona farm. Abbassiamo un pochino la distanza. Ok, magari a 12. Se non di tutto a normal proprio. 8, ok. Qui abbiamo una farm di zucche. Qui abbiamo una farm di cactus. Non sono stato neanche un po' FK e 3 cactus sono buoni per il 5 secondi che ci sono stato. Qui abbiamo un enchanting table con picconi e pale craftati. Qui ovviamente le cose raggiungono, non posso farvelo vedere, il livello 30. Però abbassando così, facendo così si arriva benissimo a un livello 1, ai livelli iniziali appunto. Perché l'acqua copre le varie librerie. Qui abbiamo questo fighissimo portale del Nether, glowstone e quarzo. Potete vedere. No, qui ci voleva l'acciarino, non so che fine ha fatto, quindi buh. Qui abbiamo il nostro piccone con siltach. Siltach di stone, potete vedere. Sì, siltach di stone, sì. E abbiamo appunto questo generatore di stone che a volte si bugga, quindi bisogna andarci molto piano. Stone, stone bricks e stone slab. Non so perché ho questo, quindi lo buttiamo. Ok, da questo lato ancora non abbiamo finito. Andiamo, di qui possiamo vedere questa mini farm di canne da zucchero. Che per il momento non ho Oddio quanta ne ho. Dove arriva? Oh, arriva fino a lì. Perfetto, adesso andiamo qui in questo piccolo tunnel. Fatto dopo anni e anni di farmi. Anzi, non lo di costruzione. E abbiamo questa bellissima fontana con tutte quante le... tutti quanti i colori della lana. Adesso mettiamo fancy. Ok, perfetto. Quindi ora torniamo indietro. Attraversiamo sempre il tunnel. Attraversiamo il ponte. E adesso arriviamo alle costruzioni più belle che io abbia mai fatto in questo
mondo. Allora, questa è una delle ultime. Questo bellissimo campo di grano con quel mulino. Poi lì abbiamo la farm di neve che vi farò andare a vedere. Vi farò andare a vedere, italiano. Qui possiamo vedere questa bellissima illuminazione in riva al fiume. Qui abbiamo questa specie di faro. Sottolineo specie di faro. Non è venuto molto orribile, però è carino, dai. Qui dovrei levare questa roba, ma ce la lascio perché fa figa, sa di costruzione. Qui abbiamo la nostra farm di neve. Il pupazzo di neve è tante, ma tante, ma tante palle di neve. Ma tante palle di neve. E abbiamo questo snowman. E basta per il momento. Poi abbiamo... Qui è in atto la costruzione del mio porto. E lì potete vedere, a differenza dell'episodio scorso, che ho fatto un'altra casetta identica, AFK. No, AFK è off camera. Scusate. E qui abbiamo un altro progetto che è sempre in corso, che è quello del castello. Che devo dire che è stato uno tra i progetti più apprezzati della serie. Potete vedere, abbiamo questo tipo tunnel. Anzi, saliamo di sopra così si vede di più, ok. Qui abbiamo questa piccola piazza, ma piccola piazza. Qui stiamo costruendo tipo, non so, una struttura da fare tipo le mura. Il posto dove sta il re, appunto nel castello. E quindi lì abbiamo il nostro porto. Bellissimo. Quindi, per il momento, come potete vedere, non abbiamo fatto così tante costruzioni, ma per quelle che ho fatto sono tutte molto carine e belle. Inoltre, l'ultima cosa che vi devo far vedere, intanto passano i camion sotto casa mia, è questa. Io sto lavorando ad una mia texture pack. Finora ho modificato solamente, mi sembra la mela, non so, e i tool in diamante e l'armatura in diamante. Potete vedere, l'armatura è questa. Vieni qui. È questa qui l'armatura, anche se non so perché, guardandomi in F5 vedo quella vecchia. Boh, non lo so. Non lo so, vi giuro. Poi magari risolverò il problema, anzi... Se lo sapete ditemelo voi nei commenti. Qui abbiamo l'accetta, la pala, il piccone, guardate che figata. Cioè, non è, cioè è bellissimo, è troppo figo. E poi ho anche modificato l'arco, ne è diverso da quello normale. Per il momento ho modificato solo questo e mi pare anche le mele. Mi pare, non so se ho mele io. Dimmi, no, mi sa che non ho mele. Ve la faccio vedere, E per non dire che faccio sempre, vado in creativa e cose varie. Qui vedete il mio mondo in creativa. Quindi vediamo. Apple. O è quella vecchia? No, no, è la... No, aspetta, vediamo. Apple. No, no, è la stessa, non le ho modificate allora. Perfetto, quindi io spero che questo episodio vi mini con questo piccolo tour del mondo vi sia piaciuto. Scusate se ho dovuto fare questo tour del mondo per non lasciarvi senza video, perché sono appena tornato e ho alcuni impegni miei personali. Non posso dedicarmi tantissimo a YouTube, ma spero vivamente di continuare a fare video, come ho già detto nel vlog precedente. Anzi, per chi non lo abbia visto, vi consiglio di guardarlo perché è il primo vlog con la facecam, quindi potete osservare benissimo la mia faccia, quindi come sono di persona. Cioè, non è che sono tutto questo, sono solamente un ragazzo di 16 anni, normale, come tutti voi che mi seguono. Quindi, spero che questo video vi sia piaciuto, state così lasciate un like, passate dalla pagina Facebook che trovate sempre il link in descrizione, noi ci vediamo in un prossimo episodio, ciao a tutti ragazzi!